Vai. Questo incrocio ad Augusta è un incrocio nodale, cruciale, essenziale, vitale, perché da qui si arriva all'ospedale Moscatello, l'unico ospedale che c'è in zona, che serve circa 50.000 abitanti e che addirittura dovrebbe essere chiuso secondo certi criteri di cosiddetta razionalizzazione che stanno varando a Palermo, alla regione siciliana, cioè. Ma si tratta di un ospedale estremamente importante, perché ad Augusta, come si sa, ci sono le industrie petrolifere, c'è la marina militare, una marina che non ha più l'ospedale, e abbiamo, oltre a Augusta, abbiamo Sortino, Medilli, Priolo, Villa Svundu, tutte cioè cittadine che gravitano nell'area sanitaria che è servita da questo ospedale. E qui noi siamo perché c'è un incrocio pericoloso, pericoloso per la sua conformazione e anche perché, guardate, c'è una freccia che non è posizionata come si deve. Vedete quella freccia lì? Indica che bisogna andare di là. Siccome la zona è al buio, chi dovesse venire non sapesse che bisogna girare, potrebbe anche andare a sbattere da quella parte lì. È una cosa gravissima. Certamente noi non possiamo spostare la freccia. Non c'è neanche un avvertimento che bisogna girare da quell'altro lato, e quindi questa è la situazione. Una situazione, potremmo dire, dell'altro mondo. È una cosa da ridere, ma ci sarebbe da ridere se uno non dovesse invece piangere, perché si tratta soltanto di cambiare la segnaletica. E queste cose...